Ciao a tutti, eccoci con la Books Review del lunedì e ovviamente vi devo assolutamente fare gli auguri di buona Pasqua e buona Pasquetta, dato che oggi è Pasquetta. E spero che stiate festeggiando bene, di non interrompere appunto i festeggiamenti con il mio video, ma ovviamente se lo vedrete e vi farà piacere lasciatemi un like. Il libro che vi porto oggi è Il giovane robot di Sakamoto Yuzuke, uscito nel 2015 per le edizioni EO. Dalla trama che si evince dalla copertina, parla di un giovane robot, appunto Tezaki Rei, che è un adolescente di 15 anni, qui tra i 15 e i 17 anni, programmato per essere un ragazzo di 15-17 anni, che viene inserito in una realtà scolastica dell'ultimo anno delle scuole medie, quindi all'età appunto di 14-15 anni. Si inserisce in questa società con alcune difficoltà, poiché lo scopo di questo robot è quello di rendere felici gli altri esseri umani con qualunque mezzo, anzi continuando a migliorarsi attraverso le relazioni che esso intraprende con i suoi compagni. Questo lo porta ad avere numerose crisi, poiché alcune situazioni risultano veramente troppo complicate per il modo in cui è stato programmato, il che lo porta a perfezionarsi, a prendersi dei periodi di riposo per il sovraccarico di informazioni sconosciute. Con questi periodi di riposo, appunto, si riprogramma e ritorna migliore di prima. Ma questo romanzo, fino a tre quarti del romanzo, a dire il vero, prende questa piega e in realtà a me ha ricordato un altro romanzo che ho letto, che vi lascio qua sopra in lei, ovvero L'incredibile viaggio di un piccolo robot dal cuore grande, che come sapete, se avete visto la recensione, mi è piaciuto molto perché spiegava la differenza appunto tra questo piccolo robot e un essere umano, anzi faceva sembrare il robot stesso un essere umano, e sembrava che questo romanzo ripercorresse in maniera un po' più pesantina e più specifica questo tema. Ma in realtà poi ha preso una piega completamente diversa, che mi ha ricordato altri romanzi, che vi lascerò qua sopra in lei per non spoilerare troppo, in modo che possiate intuire, ma senza appunto svelarvi il finale di questo libro. Non è quello che sembra, è un libro che in apparenza sembra appunto un romanzo dedicato alla robotica, quindi con questo protagonista che è privo di sentimenti umani, non sa bene come relazionarsi con imprevisti come ad esempio la rabbia, la disperazione, l'empatia con gli altri, ed è assolutamente privo di empatia, non è un personaggio empatico il nostro Rei. Ma ci sono delle persone, degli eventi che lo portano a migliorarsi appunto e diventare un'altra persona, letteralmente. Questo romanzo, dicevo, non è come sembra perché introduce, filosoficamente parlando, un argomento abbastanza pesante come i sentimenti che differenziano un essere privo di essi da un essere che ce li ha. Non per questo un robot, che metterò tra virgolette adesso, non può essere definito un essere umano, poiché se è diventato robot, un motivo ci deve essere, un motivo intrinseco che non tutti possono avere tra le loro conoscenze. Però i sentimenti sono ciò che differenzia un essere che ne è privo da un essere umano, e questo romanzo riflette appunto sul significato vero e proprio dell'essere umano. Cosa vuol dire essere umani? Vuol dire imparare a relazionarsi con gli altri, non necessariamente per renderli felici, così come era l'obiettivo del nostro protagonista, ma imparare a relazionarsi con gli altri per far sì di essere noi stessi felici. E questo è il significato proprio, l'obiettivo proprio dell'avere sentimenti nei confronti degli altri. Non è per rendere felici gli altri che ci si deve fare una vita, ma per rendere felici se stessi attraverso la felicità degli altri. E questa è, penso, la morale globale di questo romanzo. Romanzo che in apparenza, essendo un romanzo giapponese, non mi aveva intrigato tantissimo, però essendo un libro che ha vinto diversi premi, ho detto proviamo, buttiamoci. Dopo un periodo di letture leggere, ho detto proviamo con questo romanzo. In realtà è stato veramente molto scorrevole, nonostante le premesse, perché appunto mi intimoriva il fatto che fosse un autore giapponese, la letteratura giapponese non è proprio il mio genere preferito, ma alla fine è stato assolutamente scorrevolissimo, tanto quanto un autore italiano o americano, che sono la maggioranza degli autori che vado a leggere normalmente, come sapete. I temi che ha toccato mi sono piaciuti veramente tanto, soprattutto sul finire, perché ho collegato tutto e tutto ha raggiunto un significato, perfino la parentesi del ping pong, che è uno sport che non mi è mai piaciuto, ad essere sincera, ha
assume un altro significato. All'inizio ti annoia quasi il fatto che, essendo Ray un grande appassionato e un bravissimo giocatore di ping pong, forse dalla sua natura robotica, è una cosa che all'inizio ti annoia perché dici: a me cosa frega del fatto che lui faccia il top spin di Chiquita e queste altre cose, cose che peraltro sono racchiuse in un glossario finale per chi appunto come me non ha mai giocato a ping pong o comunque non se ne è mai interessato. Alla fine capisci che il ping pong in un certo senso è una specie di metafora di come il protagonista si approccia alla vita, come poi attraverso un cambiamento netto vede il gioco in una maniera completamente diversa e quindi anche quello assume un altro significato. Un altro dei temi toccati che mi è interessato molto in questo romanzo è il trauma da violenza domestica, che se in età infantile è una cosa che ci cambia profondamente. Che nonostante visite, terapie, varie cose, comunque non ce ne si può privare. Alla fine Ray diventa un essere umano vero e proprio, ma attraverso un percorso veramente difficile che forse non tutti riescono a comprendere. Molto toccante, mi è piaciuto tanto questo protagonista e il romanzo stesso mi ha stupito e mi è piaciuto. Sono felice di essere riuscita a leggerlo, di aver superato questo periodo di letture leggere e diciamo quasi prive di significato, per poi arrivare a questo, un romanzo che consiglio agli amanti del genere della letteratura giapponese, ma anche a chi si vuole approcciare per la prima volta a questo genere come me. Non fatevi appunto ingannare dalle apparenze, è un romanzo che sembra una noia mortale, ma che poi vi regala davvero delle perle filosofiche non da poco. Lo consiglio veramente a tutti, se state cercando una lettura leggera comunque, ma non troppo, questo è un romanzo che fa assolutamente per voi. Nell'info box, come sempre, troverete tutti i link utili per ritrovarmi sui vari social, contattarmi, commentarmi e sostenermi, i link all'autore, alla casa editrice, alla colonna sonora di questo video. Oltre a quello, come sempre, la mia lista dei desideri Amazon. Se volete supportare con un piccolo contributo questo canale e me stessa medesima. Ci vediamo alla prossima recensione o comunque al prossimo video. Ciao!